naša vizita v Italija. Dobro. Nije sega v Toskana, se znaje, ke se jade po više bisteka Fiorentina. E originale e hrana od naša zemlja v Toskana. Sega jake ti nose na jedno mesto, gde se gleda životni od koji se prava bisteka Fiorentina. Originali životni certificati Chianini, originale Chianini, od koji è tradizia da se pravi bistecca fiorentina najdobra na svetu. Ajde, ajde, idemo. Ajde. Questa azienda di cui lei è direttore, quanti ettari di terra? Allora, sono 768 ettari di terra, di cui 350 di bosco e il resto semiantico. 350 ettari di bosco. Bosco, sì, esatto. Quindi si ossigena il mondo, sì, e diamo, sì, un contributo a salvarlo dall'inquinamento. Tenga conto che il bosco viene gestito perché con dei tagli ripetuti rigeneriamo il bosco ogni 10 anni. La tradizione vecchia toscana. Esatto. Si lascia le femminelle che poi si rigenera tutto il bosco. E dopo 15 anni vengono di nuovo. Dopo 15 anni di nuovo abbiamo legna da arde. Da arde, esatto. E in questa vostra tenuta avete anche un allevamento di... Abbiamo un allevamento di chianine in selezione, è un allevamento della linea vacca vitello, come si dice, sì, nel senso che noi alleviamo i vitelli fino che nascono da queste femmine e li teniamo fino a 5 mesi, cioè finché non prendono più il latte dalle mamme. Li svezziamo, quindi facciamo passare dall'alimentazione solo latte, li portiamo, iniziano a mangiare fieno e altre cose, e poi li vendiamo a coloro che li ingrassano, li tengono un anno circa e poi li vendono. Cioè a macello. Praticamente il povero vitello che ci dà la meravigliosa Fiorentina vive un anno lui. E lui vive 18 mesi. 18 mesi, un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Esatto. E l'alimentazione che gli diamo è tutta l'alimentazione naturale. Qui da noi è tutta naturale perché, ecco, loro, queste femmine, queste vacche, devono semplicemente partorire. Quindi, diciamo, lo scopo è quello che loro... E lo scopo dell'allevamento è che il parto sia, diciamo, la distanza tra un parto e l'altro sia la più breve possibile. Quindi normalmente portano 9 mesi di parto e l'obiettivo è quello di fare mediamente un parto e mezzo l'anno, come si dice. Sì, sì. Quindi una volta che loro hanno partorito, hanno dato da mangiare il latte ai loro vitelli, poi viene rimesso di nuovo in branco. E quindi il toro pensa... C'è il toro che deve lavorare. Quante vacche ha il toro? Quante mogli ha il toro? Quante sono? 15 vacche. Dunque, queste vacche chianine sono tutte certificate di razza pura? Sono tutte certificate di razza pura. Di ogni vacca noi abbiamo il loro certificato genealogico, per cui sappiamo tutto, e la loro genealogia. Sono iscritte nel registro dell'albo delle chianine. E abbiamo dei controlli da parte dell'associazione allevatori, diciamo 2-3 volte l'anno, per vedere se ci sono delle variazioni o meno. Quindi c'è anche qui in Toscana un controllo, certo, sulla molto che ferreo. Non ci sia contraffazione, esatto, che non ci sia il furbo che vende la carne di altri animali per carne chianina. Esatto, e in più c'è un controllo molto capillare anche da parte delle autorità sanitarie. Come le vede, tutte sono dotate di bollino all'orecchio, e ogni vacca ha un suo certificato che viene chiamato passaporto, per cui ogni volta che noi vendiamo, diamo via questi animali, viene dato questo passaporto. In più, è importante saperlo, in Toscana qualora morisse una di queste vacche non è che noi siamo liberi di poterle seppellire dove vogliamo. Prima di seppellirle c'è il veterinario che viene a controllare se hanno ancora, diciamo, nel loro cervello presenza della mucca pazza famosa, e poi non vengono seppellite in azienda ma vengono smaltite, cioè noi dobbiamo chiamare uno smaltitore, colui che le prende e poi le porta all'inceneritore. Quindi c'è un controllo
pedisseco proprio su tutta la filiera dell'animale. E cosa mangiano questi animali? Essenzialmente erba medica, fieno di erba medica, fieno. Qui noi abbiamo l'abitudine tutte le mattine, loro ormai pur essendo un allevamento brado sono abituati a venire qui, li controlliamo, somministriamo della crusca o altri alimenti proteici tipo del fioccato che le ho fatto vedere prima. Cioè fioccato sarebbe? Fioccato sarebbe mais, soia. Soia, anche della carruba, macinate, rotte, che sono diciamo sostanze proteiche che aumentano. E poi la parte del grano, il... No, ma gli date anche il dessert. Il dessert sarebbe le polpe di barbabietola. Le polpe di barbabietola. Barbabietola che a loro garba tantissimo perché è dolce e quindi quello è diciamo il dessert quotidiano. E queste nostre... E poi fuori pascolo continuamente. E queste vacche hanno un pascolo di quanta terra? Praticamente un ettaro a testa, sono circa 25 ettari di pascolo, loro stanno tranquillamente libere. 25 ettari di pascolo. Un ettaro a testa hanno, ecco noi. Quindi sono... Buona parte del loro tempo è fuori, quindi durante l'inverno, durante l'estate, loro stanno fuori. Il loro ricovero è solo la mattina, vengono qui perché ormai sono abituati e a noi mangiare. Serve per controllarle e per separare anche le eventuali vacche che vediamo sono prossime al parto, in modo tale che possano partorire i loro vitelli in dei box al chiuso e quindi controllarle anche durante il parto. Poi durante il giorno sono sempre libere di girare e andare dove vogliono. Quindi la trasformazione della campagna toscana dai tempi di 100 anni fa in cui la vacca e il toro chianino venivano utilizzati per lavorare la terra, esatto, oltre al latte e ai vitelli, alla carne, adesso per lavorare la terra ci sono i trattori, esatto, e quindi le vacche, cioè la razza chianina è diventata essenzialmente per la carne. Per la carne, sì, queste erano, come giustamente ha detto lei, i vecchi trattori che utilizzavano, ma ecco, sono stati trasformati come vacche da carne per creare quella carne particolare di nicchia che è proprio ecco, la carne di vacca chianina. E per essere... per stare sul mercato bisogna... perché costa un po' di più delle costa altre carni, costa molto di più, le spiego anche perché, soprattutto carni di importazione tedesche, argentine, questa carne costa di più, un bel po' di hanno... più, però per poter reggere sul mercato è la qualità che è la qualità che ripaga, anche costano di più perché le spiego, il loro accrescimento è molto più lento rispetto alle altre vacche che vengono utilizzate. Leggevo su un libro, per fare un pollo da mangiare in maniera naturale ci vuole un anno, 12 mesi. Per fare i polli d'allevamento si fanno in 3 mesi. Sì, certo. Stesso chilo, stesso peso. Quindi non può essere lo stesso sapore e neanche la stessa salute. Allora, queste sono le vacche che sono venute stamani a mangiare. Stamattina sono venute a mangiare, mettono il loro capo in queste retoie che sono autocatturanti, per cui vengono bloccate, mangiano, a noi ci permette di poterle controllare qualora vedere se c'è qualcuna prossima al parto oppure se hanno avuto dei problemi, tagli, ferite o cose analoghe oppure fare dei trattamenti, specie d'estate quando inizia il caldo torrido e incominciano ad arrivare tutte quelle mosche, vi permette di fare anche dei trattamenti per evitare che vengano colpite da questi pappataci, da queste mosche, cose del genere. Cioè malattie causate dagli insetti. Esatto, ad esempio il famoso morbo della lingua blu, che era un morbo che ha colpito vari bovini nella nostra, era trasmesso proprio da una zanzara. Per cui, ecco, come le dicevo prima, c'è un controllo assiduo da parte delle autorità sanitarie. Noi siamo stati per circa 2 anni stalla sentinella, che vuol dire che 2 volte al mese venivano qui a prelevare il sangue a tutte le bestie e vedere se erano affette da questo morbo. Quindi diciamo i controlli sanitari ci sono molto capillari e dà una sicurezza notevole sulla sanità degli animali. In più tenga conto che tutti questi vitelli, tutti questi animali sono bradi, sono al pascolo, per cui loro... Quindi diciamo, loro la mattina stanno un'ora qui. Un'ora qui e poi si mangiano e poi tutto il resto della giornata. Vi danno il tempo giornata. A voi di controllare, esatto, che siano
che si mantengano in piena salute e poi libertà. Anche come tempo lavoro, diciamo, per l'azienda, noi teniamo occupato un operaio un'ora la mattina e poi via. Quindi anche, diciamo, l'occupazione del tempo su questa attività aziendale da parte di un'unità lavorativa è molto ridotto, un'ora e via. E quindi loro sono tutte qui, questo è il toro, queste altre sono le vacche che sono venute via via, perché nel corso della carriera del nostro allevamento abbiamo avuto altri tori, per cui ci sono delle femmine che sono figlie di altro toro, quindi non c'è consanguinità. Quello che evitiamo di fare proprio è la consanguinità, cioè che ci siano rapporti di parentela tra il padre e le eventuali figlie, questo lo evitiamo in maniera accurata. E il toro è un toro anche lui di selezione, certificato, figlio di, ha una grandissima genealogia, quindi un sangue migliore. Non è molto grande, preferiamo, l'abbiamo acquistato 2 anni fa. Non preferiamo, è neanche tanto piccolo. Non è nemmeno piccolo, però normalmente la chianina è definita la razza gigante delle razze bianche. Lui è alto, ma non tanto, anche perché deve muoversi in un pascolo, deve essere molto agile, e al contrario di soggetti molto alti, molto grandi, che si muovono male su questi pascoli e su queste colline. Quindi, e poi il terreno è un po' particolare, perché sono terreni argillosi. Cioè, normalmente queste vacche, che altezza hanno? Beh, arrivano, diciamo, i giganti, tipo il padre di questo toro, quando andammo a acquistare, era, diciamo, al Garrese arrivava anche 1,80-1,90, circa 2 metri. Quindi sono considerati i giganti della razza podolica, perché queste fanno parte, diciamo, di una razza podolica, le razze bianche, che comprendono la chianina, la maremmana, la marchigiana, la podolica, e loro sono i giganti di questo gruppo di vacche. Però preferiamo soggetti molto più snelli, molto più, perché si devono muovere su dei pascoli perché camminando tanto tutto il giorno hanno la possibilità di smaltire eventuali tossine, eventuali grassi in eccesso, e rimangano più. L'importante è il benessere dell'animale, che è libero, è tranquillo, nessuno gli dà noia. Ecco, loro, lo scopo di questo è proprio stata anche una scelta un po' etica da parte della nostra proprietà, è quella affinché gli animali. Se possiamo dire questo, il progresso per loro è stato positivo. È stato positivo, esatto. Prima dovevano lavorare, ora invece sono liberi al pascolo, tranquille. Basta, senza nessun obbligo. Quindi poi c'è l'altra parte della catena alimentare, che è quella in cui passano circa un anno tenuti in stalla da coloro che li ingrassano. Ovviamente li tengono sì liberi, hanno dei paddock molto limitati, però normalmente questo animale deve crescere di peso, e quindi, però, se non si parte da una buona base genetica di fondo, ecco, con questi vitelli, anche l'ingrasso avviene in maniera abbastanza difficile, se non si hanno dei buoni soggetti di fondo, di base. Bravo Cedo, vai, impara, tu sai solo dare da mangiare alle persone, impara a dare da mangiare a chi ti dà da mangiare per le persone. Allora, si parlava dell'alimentazione, sì, per questi animali. Allora, l'alimentazione, lei ha detto che è tutta naturale. Naturale nel senso che loro vengono foraggiati con fieno, che rappresenta l'80% di quello che loro mangiano la mattina quando vengono qui. Questo è fieno prodotto da noi. E questo fieno lo producete voi? Questo lo produciamo noi, questo è fieno di primo taglio che vuol dire è il primo taglio dell'erba medica mescolata ad altre erbe, il più ricco e il migliore. Poi integriamo l'alimentazione, sempre la mattina quando vengono qui, con queste cose. Allora, qui abbiamo della crusca, che è un prodotto, un sottoprodotto alla lavorazione del grano. Sì. Serve per far volume, per dare carboidrati a questi animali. Poi questo è il famoso fioccato, di cui se ne parlava prima, che è un mix dove c'è praticamente schiacciato. C'è del gran turco schiacciato, c'è della soia, c'è dentro della carruba, che sono proteine vegetali, e che serve essenzialmente sia a loro a fare volume, ma anche per i vitelli piccoli. Questo li assiste nel passaggio dall'alimentazione lattea a quella normale della cosa. E poi abbiamo della soia. Questa è farina di soia, viene messa dentro, ha funzione proteica, in modo particolare per i vitelli, perché aumenta la massa, diciamo, la crescita della cosa. E infine, quello che diciamo prima, il dolce. E prima il dessert. Il dessert, che sono buccette, le chiamiamo così, sono dei pellets che derivano dalla lavorazione
della polpa di barbabietola da dove zucchero. Dove si fa lo zucchero? Dove si fa lo zucchero. Quello che rimane viene pellettato e dato agli animali. Non dato la barbabietola così. Da zucchero, una parte diventa zucchero, una parte diventa alimento e un sottoprodotto per gli animali. Per diciamo, gli animali. Ecco. Anche qui è molto credo. Però essenzialmente loro mangiano quello, ecco, stanno diciamo su 24 ore, loro trascorrono 22 ore e dormono ovviamente al pascolo fuori, per cui è il pascolo che hanno intorno e che chiaramente d'estate con la forte siccità trovano molto meno e quindi aumentiamo il foraggiamento, gli diamo di più di cose, però durante l'autunno, l'inverno mangiano anche quello che trovano fuori nel pascolo che hanno a disposizione. Quindi l'erba verde, e quello che gli piace di più a loro, fanno, esatto, loro la selezione. Fanno loro la selezione. Come tutti gli animali a pascolo, ho letto dei libri in cui si dice che per esempio nella savana ci sono vari animali. Ogni animale si sceglie la sua erba. Se non fosse così la savana potrebbe anche morire, perché con una unica sorta di erba soffocherebbe tutto. Esatto. Invece in questo modo c'è una selezione, c'è la concimazione, c'è la vita. E loro, ecco, sono qui in questi 20 ettari, un po' scoscesi. Chiaro, insomma, siamo nelle colline toscane, quindi sono in collina e debbono essere animali camminatori che hanno resistenza, ma questo è, diciamo, nel loro DNA c'è già, insomma, ecco, non è... Le dicevo a proposito del toro, mentre prima venivano allevati questi animali in stalla, chiusi, quindi si tendeva ad avere animali molto grossi, ora al contrario si tende ad avere animali un po' più piccoli che siano in grado di poter camminare su questi pascoli, su queste cose, su parti scoscese. Bicca e liuto. Da. Zastono ne sacca dai magosti. Da. I sega vidi se site chianine originali. In moge sega da idemon a Messarnica, da Sigleda, da Sesecce Fiorentina. Hai ragione. Dove dicevo? Ta è Messarnica, italiansca Messarnica mala, de ima qualità della roba. I sega che cupimo Fiorentina sta vidimo vecera ci vuole. Buongiorno signora. Vogliamo comprare due fiorentine. Fiorentina reale, Fiorentina reale, la fiorentina reale è alta così. Alta almeno 4 centimetri. Okay. Perfetto. Decedo, sega imamo Fiorentina, da. Che idemo da se peccia, cacco treva, nogo dobro, iadimo speziale. Aide me la sprema. Aide. Pescemo da se vidi givotni. Toscana nasce Givotni Chianini. Come da là? Segleda caco secrani, caco. E ho visto Givotni coi sevadi bistecca fiorentina. Cremenalda fiorentina. I seganie ima motuca e na pace cupimo na prodavica. I che cuvamo? Allora, treba da ide, sega. Biber. Stavici, ne ha messo biber sac. Me.
se l'ha preso. Da, aspetta, siamo trovati una, da. E tu qua? Da. Ehi, ehi. Tosta. Se che stavamo crupensol. E vuoi ti crupensol. Ehi, se che marse visce, chef, Dai, se che dopo. Ai, idemo na ogen i che gli cuvamo. Hai deciso, stavamo ove Fiorentina in Ajar, dai, sega il momento, vedi già il momento di Ubavo, nuovo se topli. Nuovo Gesche sono? E tacca treba da vide, chef. Stavisce blisca. Ja mislim ti treba da staviš više tamo. Evo. Ajde. Ajde, sedi che pijemo jedno čašo vino na vreme che čekamo da se peče Fiorentina, dai. Živjeli. Na zdravlja. Se peče. Sega Fiorentina mora na žar da se prava. Da. Mora na žar, treba da bide debela 4,5 cm. Treba da se kuva, da se vrti samo jedan pat. Da. Treba da se čeka prvi pat. Koga se gleda, ke toplina pomina do gore, se gleda koga pomina toplina od gore, e momento koga se vrti, zašto na druga strana veke je malce kafeava, veke je gorena kako treba, je kuvana kako treba. Se stavi uste 7-8 minuti na druga strana i posle se seče. Na sredina Fiorentina je crvena malce. Mora da bide crvena. Zašto ti znaješ, meso, ako ili se pravi meso koji se kuva kao musko 3-4 časot ili se pravi malko vreme na jako ogen. Da ustanova natre site soji aromi, sojo šta je dobro, sojo vkus. Čedo, da, je vreme da se vrti. Vidi gore kako je lepa. Kej skači kako treba. Samo ga može malce mrdi žar. Da. Mrdi malce žar. Kje može da se peče, da ima toplina. Ajde, šedo, su gotovi. Vadiš. Da, tako treba. Mnogo dobro. Novo idem novu podrugu, izdeš malce rukova i parmezanova.